Mio cuore, tu stai soffrendo. Sono Sgarbi, mi interesso un po' di cuore, ma mi interesso soprattutto dell'uomo. Perché abbiamo chiamato questa chiacchierata che facciamo insieme l'arte di vivere in salute? L'arte, che non è una cosa, non è la scienza, non è la filosofia, non è il metabolismo del nostro corpo, non è l'energia dei muscoli, è tutto insieme. Mettendo insieme tutto in armonia, noi troviamo qualcosa di più di quello che è il risultato immediato e fisico per la nostra salute. Noi creiamo veramente un prodotto artistico, che è qualcosa di nuovo, in più rispetto a quello che sono i singoli fattori costituenti. Vivere in salute vuol dire creare l'arte del vivere bene e del vivere sani. Questa è una cosa fondamentale che dobbiamo mettere bene, dobbiamo avere sempre molto ben presente, perché non siamo una cosa, come diceva il dottore precedentemente, noi siamo un tutto, combinato insieme, e dove ogni cosa risponde a tutti gli altri elementi, e tutto deve tornare, e deve tornare in maniera profondamente semplice, e che produce un prodotto ancora maggiore di quello che sono i singoli elementi. L'arte del vivere in salute. È possibile oggi realizzare una cosa di questo tipo? È un sogno? È una realtà? Alcuni aspetti ci fanno dire che è un sogno, è volere una cosa che è impossibile da realizzare. Questo record è del settembre ultimo scorso, 49% delle morti per patologia cardiovascolare, che spesso sono morti anticipate, non sono morti ai 110-120 anni, sono morti ai 50, 60, 70, quando va molto bene 80 anni. A questo 49% bisogna aggiungere tutte le patologie dei vari organi che hanno riferimento vascolare. Vedendo quei dati, diciamo che è un sogno pensare di vivere in salute. Però ci sono altri dati ormai sperimentati nel mondo, prodotti scientificamente. Si può evitare fino al 90% infarto, ictus, patologie degenerative, le malattie tumorali, oggi le grandi malattie che ci fanno morire un po' tutti sono le malattie cardiovascolari e le tumorali. Ma perché anche le tumorali? Perché anche le patologie, diciamo, che in fondo non hanno un riferimento diretto con il cuore? Per un motivo molto semplice. Gli organi sanno difendersi bene dalle patologie e dalle nozze semplicemente quando sono irrorati bene, come le piante. Noi abbiamo tutti un giardino, abbiamo qualche pianta che coltiviamo con interesse. Se non le nutriamo, muoiono. I nostri organi, se non sono nutriti bene, non possono rispondere a tutte le nozze, cioè a tutti quegli elementi negativi con i quali vengono a contatto. La prossima. Il cuore è il centro vitale dell'uomo. È il muscolo che spinge il sangue in un sistema idraulico di tubi che si chiamano arterie. Il problema più frequente che può riguardare il cuore è l'infarto, ovvero la sindrome che colpisce la parete muscolare del cuore e che determina la morte cellulare di una parte del muscolo cardiaco. Ma qual è la principale causa di infarto? L'arteria coronarica che porta l'afflusso di sangue al muscolo cardiaco può subire un'occlusione causata da placche arteriosclerotiche costituite da sostanze grasse, colesterolo, oppure da spasmi coronarici che provocano la necrosi del tessuto muscolare cardiaco. Mano a mano che le arterie si restringono, si riduce l'apporto di sangue al cuore e quindi di ossigeno e sostanze nutritive al miocardio.
quando un vaso coronarico si ostruisce completamente, l'area del cuore irrorata da quell'arteria muore. L'infarto talvolta è preceduto da un intenso dolore toracico che determina uno stato di oppressione al centro del petto che può irradiarsi al braccio, all'addome, alla mandibola, alla spalla e alla nuca. Questo può essere accompagnato da altri sintomi quali instabilità, perdita di coscienza, nausea, vomito, ipotensione, pressione bassa, febbre, tremore e abbondante sudorazione fredda. Di fronte a una persona che presenta i sintomi tipici di un infarto, è di fondamentale importanza chiamare immediatamente il soccorso medico e, nel frattempo, cercare di tranquillizzare l'infortunato, evitandogli ogni minimo sforzo che richiederebbe un ulteriore afflusso sanguigno. Bisogna quindi mantenerlo in posizione semiseduta per agevolare la respirazione. Se si ha a disposizione dell'ossigeno, è bene somministrarlo. Giunto al pronto soccorso, il paziente sarà sottoposto ad elettrocardiogramma e a indagini diagnostiche come l'ecocardiografia, l'angiografia e la coronarografia. La terapia farmacologica prevede l'utilizzo di morfina, antidolorifico, beta-bloccanti e farmaci antiaritmici che regolarizzano il battito cardiaco. Per evitare la formazione di nuovi coaguli, viene somministrata eparina per via endovenosa oppure dell'acido acetilsalicilico, aspirina. Quando l'azione dei farmaci è insufficiente, può essere necessario intervenire per via chirurgica. Questa è la correlazione tra colesterolo e mortalità. Vedete quando il colesterolo sale, 350 mg in su, come cresce la percentuale degli infartuati e delle morti? Quali sono i valori che dobbiamo tenere in osservazione noi? Abbiamo detto del colesterolo LDL, che è il colesterolo ossidato, che produce infiammazione, che fa chiudere le arterie. Il colesterolo totale come valore globale non deve mai superare i 200 mg per 100 quando si sono persone adulte. I ragazzi 180 mg non più. L'HDL colesterolo è il colesterolo buono, quello che in qualche misura protegge dall'aterosclerosi. Per gli uomini deve essere almeno sopra i 45 mg, per le donne sopra i 50-55 mg. Il colesterolo LDL, quello cattivo, in uno che non ha nessun problema, non ha neanche la storia di una ipertensione arteriosa con una cardiopatia ipertensiva, deve essere, diciamo, meno di 100. Guardate i vostri esami quando siete a casa. LDL colesterolo, meno di 100 deve essere. Quando uno ha una regina petto, che ha una cardiopatia ipertensiva, ha avuto un ictus o un TIA, deve essere meno di 70-50 mg con patologie manifeste. Manifeste vuol dire aver fatto un infarto, aver fatto un ictus, avere un TIA e avere una GIN, insomma. Questi sono i valori che bisogna mantenere. Quindi, oltre a noi facciamo vedere di solito i nostri esami ai medici, i medici di alcuni sono un po' più attenti a questi valori, altri un po' di meno, insomma, ecco. Però siamo noi i primi responsabili della nostra salute, eh? Non dobbiamo devolvere questa responsabilità ad altri. Certo, il medico ci dà una mano, però se la mano non ce la dà, dobbiamo provvedere noi ad avere la nostra mano salda, in mano proprio. Ecco. La prossima. Trigliceridi, antitrigliceridi, per uno che non ha niente meno di 150 mg, se uno comincia a avere problemi vascolari, meno di 70 mg, quando ci sono fattori di rischio. Trigliceridi, che sono una quota di grassi nel sangue. La prossima. Il fumo. Bella questa immagine. Questi sono tutti i missilini, che sono le sigarette, che vanno contro questo cuore. La prossima. Il piacere del fumo. Ma quanto ne costi? La prossima. Il dipendio l'abbiamo visto. Il fumo brucia l'endotelio. Brucia l'endotelio. Questo è il danno gravissimo che produce. Fumo la sigaretta, ma io sto bene. Ti produce la dopamina, ti produce le altre sostanze che ti danno il piacere di vivere, temporaneo. Però il monossido di carbonio che c'è nella sigaretta, che vediamo che ti danno nella sigaretta, il monossido di carbonio brucia l'endotelio.
Quindi l'endotelio, abbiamo detto, è l'organo endocrino più grande che noi abbiamo, è quello che ci protegge da tutte le patologie di ordine vascolare che noi abbiamo. Una goccia di nicotina è mortale per l'uomo, una goccia di nicotina. Il monossido di carbonio, il catrame, vedete? Con il fumo, qualche giorno, mette un anno nel proprio organismo una tazza di catrame di 500 mg. Dopo vediamo il polmone com'è. Poi dopo ci sono tutte queste sostanze, l'acido cianidrico, il benzopirene, il polonio 210, tutte sostanze. Sono 4.000 sostanze tossiche che introduciamo con una sigaretta. Fumando una sigaretta introduciamo 4.000 sostanze tossiche nel nostro organismo. E lo Stato lo vende ancora. Dopo spende miliardi per la salute. Però è lo Stato che vende le sigarette. Un discorso forse bisognerebbe farlo, insomma, bisognerebbe farlo, perché appare che interessi a pochi. Secondo l'OMS, un anno dopo che ha smesso di fumare, il rischio di cardiopatia ischemica si riduce del 50%, no? Il rischio di cardiopatia ischemica finisce semplicemente se noi blocchiamo tutto il processo infiammatorio. Allora si ferma la patologia. Tu hai una stenosi sulle coronate, ti fa l'angina se fai 5 piani di scale, beh, continuerai ad avere l'angina a fare 5 piani di scale, forse anche meno per passare degli anni, però non succederà niente di peggiore. Questo perché il processo infiammatorio si è fermato. Polmone del fumatore, polmone di chi non fuma. La prossima. L'abuso di alcol. L'alcol è una sostanza che è tossica fondamentalmente per il cervello, insieme a tutti gli altri organi anche, ma per il cervello. Il cervello, diciamo, resta intossicato da una quantità di alcol superiore a un bicchiere di vino. Un bicchiere di vino. Teoricamente si dovrebbe dire si mangia con mezzo bicchiere di vino. Un bicchiere è già una concessione. Effetti dell'alcol sul cervello, sistema dopaminergico, con l'eccitazione, l'euforia e successiva depressione, effetto sull'ipotalamo, ipofisi, l'effetto neuroendocrino, generalizzato, depressione dei centri respiratori e campi circolatori, fino al coma e fino alla morte, compromissione della capacità di giudizio, unicamente a compromissione di vista e udito. Perché istituzioni intelligenti per l'assunzione di personale che deve lavorare si informano su quali sono le abitudini di vita di queste persone. Uno che beve troppo ci ha alterati tutti questi sistemi, quelli che abbiamo visto prima. Tutti questi sistemi sono alterati. Sarà un bravo operatore, sarà uno che opera correttamente, tutto da dimostrare. Effetto dell'alcol sul cervello a breve termine, cioè subito, lesione fino alla distruzione della cellula a livello di tutti gli organi. Una ubriacatura fa morire 100.000 neuroni. Una ubriacatura fa morire 100.000 neuroni. Che non è che nascono il giorno dopo, sono morti e basta, eh? Perdita della visione laterale, dell'equilibrio, confusione del ipotalamo torbido. Nota bene, il fegato rimuove in 2 ore l'alcol contenuto in una bevanda alcolica. Anche questa abitudine generalizzata ormai, ma soprattutto nei ragazzi, nei giovani, delle bevande zuccherate, un po' alcoliche, ma anche se non alcoliche, zuccherate gassose, sono un danno veramente molto grave, perché poi dopo lo zucchero va a finire nel metabolismo del P, va a finire nel metabolismo, poi dopo nella patologia vascolare. Effetti dell'alcol in genere a lungo termine, quelli prima erano quelli immediati, a lungo termine il consumo di 2 bicchieri di vino al giorno aumenta il rischio di malattia del 100% della cirrosi epatica. Cirrosi epatica che è una malattia della quale non si guarisce. Quando va molto bene l'alcol in tempo si riesce a tirare avanti, ecco. Esercizio fisico
vera e propria terapia. Infatti, quando si vuole sintetizzare, cosa devo fare per star bene? Non devi fumare, essere in peso ideale e fare regolare attività fisica. 1, 2, 3. Sono poche le cose che bisogna fare. Ridurre il sovrappeso e l'obesità, ridurre l'insulino resistenza, il diabete, la storia del diabete, abbattere il colesterolo totale LDL e aumentare l'HDL che è quello buono, ridurre la pressione arteriosa. Ma voi sapeste quante sono le persone alle quali io tolgo la pillola della pressione? Perché non ne hanno più bisogno, perché hanno capito che facendo, realizzando una vita così, non c'è più la pressione. Quindi si può smettere di prendere la pillola della pressione. Bisogna arrivare a queste condizioni. Corregge la disfunzione endoteliale, facilita la neoangiogenesi, l'espansione della rete vestibolare. Cosa vuol dire? Si produce una mancanza di valenza. La neoangiogenesi vuol dire nelle aree, per esempio anche a livello cerebrale, a livello cardiaco. Io ho seguito per esempio un signore che era un nostro collega, medico, grande fumatore, infatti a non finire, ha smesso di fumare, si è messo in ordine, è campato altri 25 anni, siamo andati molto molto avanti, ed è morto per una patologia tumorale, non più per una patologia cardiaca, perché si erano formati dei piccoli vasi che vanno a sostituire i grossi vasi che si erano chiusi. Questo è un livello cardiaco, ma questo viene anche a livello cerebrale. Quando uno fa un ictus e sembra che ci abbia dei deficit infiniti, poi piano piano riprende, è perché c'è questa capacità di formarsi di nuovi vasi. Ma a livello cerebrale non solo i nuovi vasi, c'è anche la neoangiogenesi. Si producono anche alcune cellule nervose. Si sta vedendo che si producono, sono studi in corso, ma si sta vedendo che si ricreano anche dei neuroni, molto lentamente, però tutto è perfettibile, può darsi che un domani si faccia anche prima. Quindi ci sono tutte queste condizioni, i feti con corpo di ipertensione alta, la sua va bene, la nostra, gli organi colpiti dalla ipertensione, prevalentemente cuore, cervello, reni, ma tutti gli organi sono colpiti dall'ipertensione, perché l'ipertensione significa alterazione delle arterie. Se le arterie sono lese in modo aterosclerotico, cioè con quelle incrostazioni che piano piano le porta a chiudere, tutti gli organi ne soffrono. La tristezza, anche questo, per questo resta sempre valido il discorso che ha fatto il dottore della complessità degli elementi che interagiscono per vivere in maniera sana. Non è solo una cosa, sono tutte queste cose. La tristezza, per esempio, è una delle condizioni che facilita la depressione, che facilita tutti i problemi anche di aterosclerosi. La prossima. Un amore sano, un amore ordinato, è semplicemente fatto così.